Ok, salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi spiego come trovare l'incantesimo di quel parassita. Dirigetevi in questo posto, qui, e una volta raggiunto, prendete la capretta e seguitemi. Vi accompagno in questo posto bellissimo. Ok, eccoci arrivati. Mi raccomando, attenzione all'uccellaccio. Entrate in questa porta. Fate anche una bella capriola che arriva l'uccellaccio. Ok, questo è il punto. Il punto di grazia. Scendete, scendete, scendete. Mi raccomando, fate attenzione qui. No, perché sono tutte uguali le caverne qua, i dungeon sono tutte uguali, quindi potrebbe. Ok, attenzione alle piante tossiche. Trattate per non toccare l'acqua. Attenzione qua che c'è uno scheletro che vi prende alle spalle. Che è ritardato. Va bene, andiamo. Qui invece c'è uno scheletro morto, tanto poi risuscita. Qui andate sempre dritto, girate, scendete da questa parte, ignorate la pianta, curatevi. È meglio. E proseguite. Attenzione alla vostra destra. Dirigetevi da questa parte, sempre dritti, e qui c'è la porta. Per sbloccarla ci servirà una leva. La leva sta nascosta qui dietro, quindi basta dargli un colpo e tirare la leva. Una volta tirata la leva si aprirà questa porta, vi porterà giù e dovete affrontare una creatura oscura. E una volta uccisa, tanto non ci vuole niente se avete la magia. Una volta uccisa vi darà l'incantesimo. Ecco l'incantesimo che, vabbè, questo l'ho registrato quando ho ucciso quella bestia. E ora non ci resta che andare a provare questo incantesimo. Ecco qua il nostro parassita, molto bello, eh? Identico a quello della caverna di cristallo. E ora affrontiamo questo nemico, vediamo un po' come se la cava. Ve lo dico, è molto letale e ha anche un sacco di vita. Madonna, quanto adoro questa spada. Colpo di grazia. E ragazzi, abbiamo finito. Il nostro parassita ci ha dato una mano ad affrontare questo nemico. E grazie a tutti per questa visione. Spero tanto che il video vi sia stato utilissimo. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!